Brandon? Dove sei? Brandon? Dove sei, figliolo? Brandon? Ehi, figliolo! Cosa stai facendo qui? Avresti dovuto. Stai studiando ora? Se inizi a studiare adesso, non avrai tempo di scendere. No, papà, non sto studiando. Questo è il mio diario. Dove scrivevo? Vedo. Li scrivevi tutto quello che ti è successo quando eri. Sì, papà, quando ero bambino. Cosa succederà se commetto molti errori? Oh, figlio mio! Fa parte dell'essere adulti. Fare errori. Ora che compirai 18 anni e diventerai adulto, vedrai le cose in modo diverso. Devo spiegarti alcune cose sull'essere adulto. Forse in questo modo ti sentirai meglio. Se smetti di leggere quel diario e mi ascolti, capirai molte cose. Per favore. Sì, mi dispiace. Papà, sono solo preoccupato di diventare adulto. Ho paura. Non preoccuparti. Ecco tuo padre per aiutarti. Dimmi, di cosa hai paura? Non lo so. Molte cose. Ad esempio, il lavoro. Non ho mai lavorato. Cosa succederà se non riesco a lavorare bene come te e per questo motivo non potrò mai avere soldi? S oh, non devi preoccuparti di questo. Sono sicuro che andrai bene ovunque lavori. E se non sai qualcosa, indagherai e imparerai quella cosa, giusto? Voglio dire, sei bravo a indagare. Hai preso i migliori voti a scuola, Brandon. Sì, suppongo che tu abbia ragione, papà, ma, se commetto un errore sul lavoro, mi licenzieranno. Non succederà. Nessuno viene licenziato solo a causa di un errore. Non c'è modo. E se ciò accade, sono sicuro che otterrai un altro lavoro in pochissimo tempo. Uno migliore. Ricorda questo, se non riusciamo a fare qualcosa, ci sarà quasi sempre un'altra possibilità per farlo. E dico quasi sempre o perché a volte ciò non accadrà. Ma questo fa parte della vita. Fa parte dell'essere adulti. Affrontare i problemi e le loro conseguenze. Ma ora avrò più responsabilità. Devo essere più responsabile. Cosa accadrà se? Per esempio devo sposarmi? Non mi sento ancora preparato per questo. È troppo presto per preoccuparsene, figlio mio. Sei ancora giovane. Avrai la possibilità di incontrare molte ragazze prima di trovare la tua futura moglie, figliolo. E se arriverà quel momento, sarò qui per consigliarti. Prometto. E se non sei sicuro di sposarti, non dovrai farlo. Va bene anche questo. So che hai già avuto qualche ragazza. E probabilmente ne avrai molti altri. Inoltre, se trovi il tuo vero amore, sarò così felice. Ma non essere impaziente. Arriverà quel momento. Ma, ora dovrò andare all'università. La cosa è... Non so davvero cosa studiare. Papà, sono così confuso. Cosa posso fare? Penso che la mia vita non abbia ancora uno scopo, non finché non avrò scelto la carriera giusta. E anche se scelgo una carriera, probabilmente sarà quella sbagliata. Sarò un perdente. Ok, devi capire una cosa, la tua carriera o una sola carriera non ti definisce. Quello che intendo è, se non ti piace la tua carriera, potrai sempre cambiarla, figlio mio. Tua madre ed io, e probabilmente i tuoi veri amici non ti giudicheranno. Me? Quindi, se decidi di smettere di studiare qualcosa, ti supporteremo. Non importa cosa. E se decidi di non studiare nulla, per noi va bene lo stesso. Tocca a voi. Tutto ciò che vogliamo è che tu sia felice, non importa quale carriera studi o cosa fai per vivere. Lo dici perché sei mio padre, ma ci saranno molte persone che mi giudicheranno continuamente. Beh, non posso mentirti. S'excetera. Di sicuro. Ma non è così male. A volte abbiamo anche bisogno di questo tipo di persone per motivarci a fare meglio le cose. Voglio dire, se hai molte persone che ti dicono che sei il migliore, come migliorerai? Impossibile. A volte abbiamo bisogno che queste persone si chiedano come possiamo migliorare in qualcosa. Ma starai bene. Se scegli gli amici giusti, ti diranno la verità. Sempre. E questo è uno dei migliori consigli che posso darti. Scegli bene i tuoi amici. Non si sa mai. Non tutti i tuoi amici saranno buoni amici. Alcuni di loro saranno solo persone che conosci. Non lo so, papà, ora che sarò adulto, ci sono molte cose che dovrò fare. Sì, ma non devi sapere tutto adesso. Imparerai poco a poco. È così che impara un adulto. Commettendo errori. Se hai fretta, probabilmente prenderai decisioni sbagliate. Mantieni la calma e rilassati. Vedrai che andrà tutto bene. Saremo qui per te. E forse non te ne sei reso conto, ma essere adulti ha anche dei vantaggi. Tanzaghi? Tipo cosa? Non sapevo potessi avere dei vantaggi. Naturalmente lo è. Ad esempio, se vuoi guadagnare soldi potresti semplicemente lavorare. E se vuoi ottenere più soldi dovrai solo lavorare di più. Questo è tutto. Sul serio? Oh! Non ci avevo pensato prima. È emozionante. Quindi se avrò più soldi potrò comprare un'auto? Voglio dire, ho sempre desiderato comprarmi una macchina. Essaramente. E non solo la tua auto, potrai acquistare tutto ciò che desideri. Tutto dipenderà da quanto duro lavorerai. Ma questa è una delle parti migliori dell'essere un adulto. Excellent. Poi, se avrò più soldi, viaggerò per il mondo, comprerò la mia casa. Sì, ma rilassati. Puoi renderlo possibile. Certo che puoi. Ma se vuoi ottenere tutte quelle cose che dici, non sarà facile. Affatto. Dovrai lavorare duro e prendere le giuste decisioni. Ma sì, potresti avere quelle cose. Sono così emozionato adesso. Essere adulti non è così brutto come pensavo. Grazie papà. Non preoccuparti. Ma la cosa più importante è, non importa quanti errori commetti. Ricorda sempre che io e tua madre saremo qui per te, anche se commetti errori terribili. Saremo sempre qui per te, figlio mio. Quindi goditi la vita, ma sii anche responsabile. Sì. Papà, papà, posso chiederti una cosa? È importante per me. Assolutamente. Puoi chiedermi quello che vuoi. Che cos'è? Tu e la mamma mi amerete anche se commetterò molti errori in futuro. Ho bisogno di sapere. Che razza di domanda è? Certo che ti ameremo sempre. Ora vestiti e scendi le scale. Tutti ti stanno aspettando. Oggi è il tuo compleanno e compi 18 anni. Dobbiamo festeggiarlo molto bene. Sì, papà, grazie mille. Sei il miglior papà. Ti amo tanto. Ti amo anch'io, figliolo. E sono così orgoglioso di te. Dai.